Oggi voglio raccontarvi la storia di Max, l'allevatore di conigli, e del suo giardino della forza. Questa storia porta con sé un intento chiaro. È stato creato per aiutare i genitori a incoraggiare sane abitudini alimentari nei loro figli. Spero che vi piaccia e che vi aiuti. In una bellissima valle circondata da verdi colline, viveva un coniglio di nome Max. Max non era un coniglio qualsiasi. Era un allevatore di conigli che dedicava la sua vita alla coltivazione delle verdure più deliziose e nutrienti. Ogni mattina Max si alzava con il sole, cantando felicemente mentre si prendeva cura del suo giardino. Le sue carote erano di un arancione brillante, i suoi broccoli erano frondosi e i suoi spinaci erano verdi e croccanti. Max sapeva che le sue verdure erano speciali e voleva che tutti i bambini le apprezzassero così da poter crescere forti, intelligenti e coraggiosi. Un giorno, mentre lavorava nel suo giardino, Max ricevette la visita di Mamma Topo. Era molto preoccupata per suo figlio Tommy, che rifiutava di mangiare le verdure. «Max, non so cosa fare. Tommy vuole solo mangiare caramelle e biscotti. Potresti aiutarmi?» implorò Mamma Topo. Max, con il suo cuore gentile, le ha promesso che avrebbe trovato un modo per far amare le verdure a Tommy. Quel pomeriggio Max ha incontrato la sua amica Lola, la Lora, per elaborare un piano. «Lola, dobbiamo rendere le verdure irresistibili per Tommy. Che ne dici di organizzare una festa di degustazione in giardino?» Max propose. Lola, sempre entusiasta, accettò e insieme cominciarono a preparare tutto per la festa. Decorarono il giardino con ghirlande di fiori e apparecchiarono una tavola ricca di piatti colorati a base di verdure, carote arrostite, insalate di spinaci e spiedini di broccoli. Il giorno della festa Max ha invitato tutti gli animali del bosco. Sono arrivati con curiosità ed entusiasmo. Tommy, accompagnato da Mamma Topo, all'inizio era riluttante, ma l'eccitazione della festa lo ha incoraggiato a partecipare. Max e Lola hanno presentato ogni piatto con entusiasmo, sottolineando quanto fossero gustose e nutrienti le verdure. Tommy osservò i suoi amici godersi i piatti e lentamente decise di provare una carota arrostita. Con sorpresa di tutti, soprattutto di Tommy, la carota era deliziosa. Ben presto Tommy iniziò a provare tutti i piatti. Trovava i broccoli divertenti da masticare e gli spinaci gli davano una sensazione di energia che non aveva mai provato prima. Gli altri animali lo incoraggiarono e, tra risate e giochi, Tommy scoprì che le verdure erano più che cibo, erano la fonte di nuova energia e forza. Dopo la festa, Tommy si sentiva diverso. Aveva più energia per giocare e la sua mente era più vigile. Grazie, Max, per avermi mostrato quanto possono essere deliziose le verdure, ha detto Tommy con un grande sorriso. Anche Mamma Topo ha ringraziato Max e Lola per il loro aiuto. Era felice di vedere suo figlio godersi un'alimentazione sana. Max, commosso dal cambiamento avvenuto in Tommy, riflette sull'importanza di mangiare sano. Decise di mettere una piccola targa nel suo giardino con la scritta «Il giardino della forza», per ricordare a tutti che le verdure sono fondamentali per crescere forti, intelligenti e coraggiosi. Ogni giorno, sempre più bambini della foresta visitavano l'orto di Max, imparando ad amare le verdure tanto quanto Tommy. E così il giardino di Max è diventato un luogo speciale dove i bambini hanno imparato a prendersi cura della propria salute e a godere dei doni della natura. Max, con la sua dedizione e amore per il giardinaggio, ha fatto una grande differenza nella vita di tanti bambini, dimostrando che, con un piccolo sforzo e tanto amore, si possono coltivare non solo verdure, ma anche abitudini sane e vite felici. Se la storia ti è piaciuta, non dimenticare di iscriverti al nostro canale YouTube, di lasciarci un mi piace, e di suonare il campanello per essere avvisato quando carichiamo una nuova storia.